ha uno sfondo, pure bello se vogliamo, ci sta i ru del castello di Pessignola, zone, è scolpito Narducci, Pessignola, chiedo a te che, no dico è di che comune Pessignola, sta nel territorio di Androdò, perfetto, sta a pochissimi linea d'aria, pochissimi. Un piccolo sarà forse 1 chilometro dai fatti citati poi oggetto di questa cosa di cui parliamo, si sta proprio lì vicino, quindi c'entra, ecco, lo sfondo, come si dice, il fondale è proprio, non è per renderla bella, ma semplicemente dargli ancora valore di più storico agli argomenti di cui faremo riferimento. Ringrazio i conferenzieri, Claudio Sartarelli, che rappresenta l'istituto. Lo devo leggere bene. Alta Terra del Lavoro, associazione identitaria Alta Terra del Lavoro. Alta Terra del Lavoro, sapete di che si parla, zona di fondi. Anche. Anche. Dunque, da fondi arriva la frutta per l'Aquila, gli aquilani, pure il rimpatrio, da lì arriva tutte le mattine. Quindi noi mangiamo le cose dei fondi. L'Alta Terra del Lavoro. Poi dopo, in un altro convegno, spiegheremo se è tutta roba che viene da fondi. Poi, quindi Claudio Sartarelli, poi Fernando Riccardi dell'Associazione Ricerca Istituto, dice, dobbiamo dire, Istituto di Ricerca per gli Studi delle Due Sicilie. Ecco, la stiamo Ma è anche salutando. Fernando è anche socio fondatore dell'Associazione Italiana Alta Terra di Lavoro, di tutte e due. Lì è Perfetto. presidente, qui è socio fondatore. Perfetto. La professoressa Cristalli, e che ho avuto modo di ascoltare, preparatissima, bravissima e molto appassionata di queste tematiche. Molto brava, grazie, grazie. È vero, onore di essere qui, attorno in parte, è vero onore. Susanna Squaglici, abbiamo anche un discendente di Luigi Alonzi, detto Iapone, Domenico Alonzi. Ah, Domenico Alonzi, poi lo sapete. Perfetto, io. Un brigante con l'aiuto. Alonzi. Però perciò te l'ho messo qua che ti guarda le spalle, vedi? E stai vicino a un ex brigante, pronipote Gianmaria Umberto, è vicino, siamo tra brigati. E poi, insomma, io prima di dare la parola ai conferenzieri, diciamo, a chi affronterà la problematica oggetto del convegno, devo dire una piccola cosa. Questo, quando, dunque, a me interessava il personaggio Fra Diavolo, Fra Diavolo, ecco, Alta Terra di Lavoro anche lui. Michele Pezza, io avevo letto qualcosa, Michele Arcangelo Pezza. Pezza. Praticamente sono andato alla ricerca di un libro Fra Diavolo e il suo tempo, Bruto Amante. Questo è un libro uscito nel 1907, poi è stato ristampato, ripubblicato, insomma. Quando i libri uno li compri e poi li legge, ho trovato questa cosa. Da qui poi è nato il convegno di oggi, sostanzialmente. Leggo che questo libro, che attorno in parte non è che è una Callabria, io l'ho fatto venire da Napoli, da controcorrente praticamente, da Pietro Golia. Lui, diciamo, mi ha portato questo libro da Napoli. E qui si parla di, come dico, tutti è L'Ambietratore, Avigliano, Rocca di Corno, Leroux, la Madonna delle Grotti, Dreau, Iuborghitto. Allora dico io, una poesia, noi la chiamiamo le satire, che è finita dentro un libro, che qui, insomma, non rimane che ci stesse solo libro, eccetera, era una satira, facevamo sta satira, chi l'ha scritta? Perché è scritta in un dialetto prossimo a quello nostro, ma sicuramente o andreocano, come diciamo noi, oppure delle zone di Vigliano, eccetera. Ho fatto muovo da vedere nella zona di Sella di Corno, di Vigliano, se c'è qualche vecchietto che si ricorda, questo risale a 15 anni fa, e ho trovato un anziano a Sella di Corno, mi ha detto: guarda, tu se vuoi sapere qualche cosa della roba antica, tagli a Vigliano e ti parla con un certo Pietro Narducci. Pietro Narducci l'ho invitato, è venuto, vieni, vieni Piero, vieni, vieni un secondo, vieni, vieni Piero. Piglia gli occhiali, non desidera, gira qua.
Allora lui poi ha scoperto dopo che lui si diletta a raccogliere storielle, storie, tutto quanto, ha scritto poesie, ritornelli, di tutto, cioè, ha fatto due libri, uno più bello dell'altro. E Piero Narducci, praticamente, gli ho detto, senti qua, vieni, dicono che tu sei abbastanza preparato sulle cose antiche delle nostre zone, ma per caso, fussi, diciamo, il dialetto, fussi se ti tante volte una satira che parlia degli francesi, alla pietratura, una cosa di questa. Questa fu una satira, sapete, non è stata scritta dove, è stata scritta quando sono successe le cose, perché è stata riportata da un libro di quegli anni. Tempo quasi reale, impresa diretta con la storia d'allora. Lo ha fatto, sì, me la ricordo, io da bambino, guarda lì, te l'ho sentito. E me l'ha detta così. La poesia non ha un... anzi, buonasera a tutti, scusate. La poesia non ha un titolo, è una cosa detta così. Incomincia. Quando fu all'ambredatura, oh che passo all'ammalora. Quando fu a Montavigliano, se ne chiano piano piano. Quando fu alla colonnella, gli pigliò la tremarella. Quando fu a Rocche Corno, circondati intorno intorno. Quando furono alle rotti, gli erano fatti quasi tutti. Quando furono Andreogo, ogni montagna fece la loro. Quando fu agli Borghetto, gli buttarono l'olio fritto. Messero il condimento. Bravo, bravo.